due squadre eliminate dalla corsa per le prime posizioni, dalla corsa al podio, Juventus e Krasnodar, 3 sconfitte su 3 gare per entrambe e un mini torneo di consolazione che vede impegnate questo girone anche Manchester United e Paris Saint-Germain per decidere chi si piazzerà nelle posizioni dalla 9a alla 12a. Si parte con la Juve che va alla conclusione, ma l'intervento del portiere Sheremet a stoppare il tentativo dalla distanza piuttosto debole. Poi sale il Krasnodar che diventa protagonista del match e crea le prime occasioni per sbloccare il risultato, prima con questa potente conclusione dalla distanza. Ciubenko scheggia la parte alta della traversa, ancora Krasnodar, qui il rimpallo favorisce il numero 23 Pošmašnji, che è sufficientemente freddo per battere un portiere Giorgi non del tutto incolpevole, visto che si lascia piegare la mano da un tiro non irresistibile. 1-0 per il Krasnodar con il gol segnato da Pošmašnji, complice una disattenzione generale della difesa della Juventus. Prova poi a reagire la squadra bianconera, conclusione al volo quella di Corrado Iannon, che però non inquadra il bersaglio con questo destro di prima intenzione. E ancora il Krasnodar allora che cerca di incrementare il suo vantaggio, passaggio no Luca, ancora per Pošmašnji da parte del numero 6 Ciubenko. Questa volta la conclusione non è altrettanto felice, anche perché c'è l'intervento del portiere Alberto Giorgi. Ancora Juve nel finale di primo tempo, crea questa occasione con Grosso che prova a dribblare il portiere, è molto bravo Sheremet a non farsi beffare, poi arriva anche il sinistro da parte di Torriero che viene murato e alla fine la palla termina innocua fra le mani dello stesso portiere Sheremet. Comincia poi il secondo tempo sul risultato di 1-0 a favore del Krasnodar. La Juve continua come nel finale del primo tempo a spingere a caccia del gol del pari e qui va a sfiorare il palo alla destra di Sheremet con questo destro quasi da metà campo. Juventus che fra primo e secondo tempo, a cavallo fra le due frazioni di gioco, gioca meglio rispetto ai russi. Qui un'occasione ancora per Grosso che calcia a lato non di molto, poi però nel finale di gara cala un po' la squadra bianconera, anche se le occasioni non mancano praticamente mai. Qui ancora Grosso, il più pericoloso di giornata per la Juve, in questo caso il suo destro termina però piuttosto lontano rispetto alla porta del Krasnodar. Ancora Juventus, ci prova Stefano Croce dalla distanza, carica il destro ma non trova neanche lui il bersaglio. La Juve ha più volte tentato delle soluzioni, a volte anche piuttosto velleitarie da fuori, e qui l'errore da parte di Croce, poi il destro di Costamagna e l'intervento del portiere del Krasnodar.